Con una delibera di giunta comunale era stato deciso di celebrare il 30 settembre di ogni anno la giornata dell'orgoglio partenopeo per favorire la conoscenza e la memoria storica della città. La data è stata scelta per ricadere all'interno delle quattro giornate di Napoli e così oggi in piazza 7 settembre il primo momento è stato lo scoprimento di una targa anche alla presenza dell'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente e dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani e dell'Istituto Storia Patria. Beh, siamo molto contenti di questa delibera fortemente voluta dall'amministrazione, sostenuta anche dal Consiglio Comunale con il vicepresidente Fulvio Frezza, con la nostra delegata all'autonomia Flavia Sorrentino, quindi un lavoro di squadra per rivendicare l'identità partenopea, l'orgoglio partenopeo, le nostre radici, che sono le radici partigiane di libertà contro le oppressioni di ogni tipo e contro le ingiustizie. E non è una rivendicazione identitaria escludente, proprio perché Napoli ha radici forti, lo vogliamo dire proprio di questi tempi, non abbiamo paura delle contaminazioni, degli incontri, dei meticciati, che sono cose diverse dalle invasioni che il popolo di Napoli ha respinto nelle quattro giornate che stiamo ricordando in maniera esemplare, prima città d'Europa con una rivolta di popolo che si liberò dall'oppressione nazifasciste. E così bisogna riscrivere anche la storia d'Italia per avere un paese più forte, ed ecco che in questo modo noi rivendichiamo anche in questo luogo, anche in questa piazza, anche di fronte a questo palazzo, la storia autentica della nostra città. Noi vogliamo che Napoli venga rivalutata, che vengano rivalutati i suoi cittadini, tutti coloro che hanno scritto la storia di questa città, riscrivere quello che è il vero passato dei nostri partigiani, quelli che dall'epoca dell'unificazione d'Italia hanno dato lustro, cosa che poi non è stata mai valutata nella maniera giusta. Quindi oggi tutti noi orgogliosamente partenopei. Proprio in questa piazza 7 settembre, che è quella dalla quale Garibaldi si affacciò per dichiarare l'invasione di Napoli di una dominazione straniera, oggi celebriamo anche in nome e in memoria di quei figli di Napoli. È una targa per il passato, ma è soprattutto una targa per il futuro e per quelle che saranno le battaglie e le lotte che continueremo a fare come figli orgogliosi di questa città e di questa terra.